penso che tutte le attività che sono state poste in essere, partendosi dai vari settori, dal settore turistico, settore enogastronomico e quindi anche poi i vari settori che stiamo mettendo in evidenza in queste manifestazioni, hanno fatto sì che il territorio potesse essere conosciuto e apprezzato meglio al di fuori dei confini non solo nazionali ma anche internazionali. Per cui ritengo che queste attività che nel passato determinavano l'economia del paese, di questa comunità e che nel corso di tutti questi anni erano passati in secondo ordine, con queste manifestazioni vengono riprese e quindi attraverso i vari percorsi fanno in modo che il territorio possa essere conosciuto in tutte le sue bellezze, in tutte le sue peculiarità. Qui a Vieste il pesce azzurro poi è una particolare risorsa locale come tradizione, soprattutto nei piatti della cucina viestana, in particolare le sarde, le acciughe combinate diciamo in piatti insieme a prodotti che vengono dalla terra come la cicoria. Il bello di questo pesce è che intanto non è sicuramente pesce allevamento, il pesce azzurro viene completamente pescato, quindi non passa da un piano di produzione che prevede l'uso di antibiotici o di magari sostanze che possono aiutare l'ingrasso del pesce, quindi è originale, naturale, possiamo dire, viene dal mare e quindi il suo impatto, la sua sostenibilità, soprattutto per quella a chilometro zero, è molto molto bassa.